Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati. Bentornati ancora una volta su Skyrim. Allora ragazzi, siamo pronti a proseguire il nostro viaggio da Rorikstead. Dobbiamo andare alla cittadina qui vicino, però prima della cittadina c'è una piccola straduzza da fare qui, perché dobbiamo prendere un'armatura di ferro. E qui c'è una perfetta armatura di ferro che possiamo trovare. Qui mi ricordo pure l'inganno della cadrega, l'imboscata del lupo zozzo qui. Senti, lupo Alberto, togliti dalla ciolla. Oh, e ci voleva tanto. E dammi la tua pelle che non ti serve più. Oh, tranquilli ragazzi, nessun animale è stato realmente maltrattato, per fortuna, anche perché se no avrei preferito farmi sbranare dal lupo, perché è sopravvivenza, piuttosto che ucciderlo. Allora, salendo di qua, ci dovrebbe essere una, tipo, una rovina con dei banditi, poco più avanti. Eccola, lì c'è la rovina, ovvero le antiche rovine di non ho capito che cosa, con dei banditi. Infatti c'è già un bandito fermo proprio laggiù, sotto l'albero, penso che lo riusciate a vedere, eccolo. Ehi bandito, vieni qua amico, vieni, gioca con me che hai già una spada d'acciaio, ora me la darai, vero? Amichevolmente. Insieme alla tua misera vita. Ok, climandello, oro, stivali, arma, spada d'acciaio. Tu, togliti dalla ciolla con quest'arco. Porcaccia della miseria. Saresti potuto campare ugualmente 100 anni in più. Salve. Muori, così, da dietro, perché ti sei girato e io ne ho potuto approfittare. Ah, ovviamente molti non hanno ancora compreso, ragazzi, che queste animazioni qui, quando si uccide un nemico, in realtà sono i colpi critici. I colpi critici su Skyrim, a prescindere, sono colpi letali, praticamente. Ok, abbiamo già l'elmo che avevamo noi di nostro, la corazza e gli stivali, perfetto. Ci manca solo da trovare oramai i guanti e siamo a posto. Qua sopra dovremmo trovare qualcosa di interessante, si spera. Non c'ho la di niente qui, magari qui. Mi ricordo una cassa, mi ricordo. Sì, eccola! Oh, lingotto di ferro e oro, perfetto. Ah, ora possiamo proseguire tranquillamente il nostro viaggio. Eccoci già nella strada per la città. Qua il cervo giustamente scapperà. E dove va a scappare? Ovviamente nel fiume. Yeah, si fa una nuotatina, che non gli fa male. Forse puzzava, si voleva fare un bagno. Ora qui c'è il solito inganno della cadrega, inganno del lupo, che crede che io non lo vedo, che ora qui ci sono tipo due lupi stronzi, due lupi Alberto. Lupo Alberto, dai, vieni qua. Togliti dalla ciolla proprio subito. E che cacchio, e ci vuole tanto. Mi ricordavo fossero due, però forse ricordo male a questo punto. Allora io vado di qua, che così mi abbrevio il tragitto, saltellando da una collina all'altra. Corri, corri, corri. Devo dire comunque sia che l'ambientazione di Skyrim, ragazzi, è fatta molto bene rispetto anche a tanti altri Elder Scrolls. Tipo rispetto già ad Elder Scrolls 3, Morrowind, o il 4, che sarebbe Oblivion. Cioè, è veramente fatta bene. Cioè, si vede quella tundra che ricorda tipo l'era glaciale, i mammut, tigri dei denti a sciabole, cazzi e mazzi vari, riso, patate e cozze, però... Allora, da qualche parte qui... Ecco, mi ricordavo, infatti, che c'erano questi babbei che rompono la ciolla al gigante. Il gigante era per i cazzi suoi. Però, ammazzarlo non sarebbe male. Freccia di ferro, perdonatemi, io me le rubacchio. Sì, sì, più avanti mi unirò a voi, perché la licantropia per me è una manna dal cielo. Rispetto al vampirismo lo preferisco, però è da vedere, perché so che in uno dei DLC del gioco avremo a che fare col vampirismo. Io non so esattamente in che modo esatto. Quindi avrei la curiosità di provare cose nuove stavolta, ragazzi. Quindi invece della licantropia preferirei quasi quasi il vampirismo, nonostante so bene i malus che il vampirismo ci dà durante il giorno, e noi non possiamo giocare solo quelle due minuti e mezzo che dura la notte in gioco. Quindi vedremo un attimino più avanti come fare e capirci qualcosa. Intanto per ora siamo finalmente giunti
Alla città. Ah, e ora non ci resta che parlare con lo Jarl. Oh. Città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Riverwood chiede l'aiuto dello Jarl. Eh Anche Riverwood è in pericolo. sì. Saresti meglio entrare. Lo Jarl si trova a Dragonfield, sulla collina. Guarda, se devo essere sincero, tutta Skyrim è in pericolo. Cioè, non è che i draghi beccano solo Whiterun e Rorikstead, eh? Oh, finalmente un posto civilizzato. Allora, abbiamo, Servono più anche per soldati. alleggerirci un pochino, della pelle da fare. Sola. Ordine detto. Ok. Perché mi E chiedi ora questo? abbiamo un po' di ferro da smeltare. Bene, ragazzi, mentre craftavo un po' di pugnali di ferro, ho notato che posso creare anche cordine, che poi sarebbero delle cerniere, chiodi, ferramenti, che non so che cazzo sono, e serrature. Questo perché c'è il DLC che ci permetterà di costruire, ovviamente, ragazzi, come dire, le case. Cioè, possiamo costruire una casa tutta nostra. Ci sono anche varie corazze che io non vedevo da una vita, ragazzi. Queste vengono da Morrowind, quindi forse potremmo esplorare Morrowind. Questo sapete cosa vuol dire, vero? Per chi di voi non lo sa o non se lo immagina, io Morrowind lo giocai tantissimi anni fa. Helmi d'insetto corazzato, mamma mia. E quando lo giocai moltissimi anni fa, vi posso assicurare che lo finii, che è una meraviglia. E quel gioco mi ha sempre appassionato, e veramente tanto, il vecchio Morrowind. Lì creavo un personaggio mago, ma perché lì era forte. Armato di corazza pesante, e poi le magie che erano tutte a tocco, quindi non c'era tipo il lancia la palla di fuoco. No, devi toccare proprio fisicamente il bersaglio per fargli male. Era un po' imbarazzante come era creato quel gioco all'epoca, però era molto bello veramente. Quindi se esploreremo Morrowind ci sarà da divertirsi, perché io Morrowind più o meno me la ricordo tutta. E c'era pure un DLC chiamato Blood Moon, mi ricordo, che aggiungeva un pezzo di isola staccata da Skyrim, arrivata a Morrowind, dove noi potevamo diventare lupi mannari, quindi c'era la licantropia, e diverse mila, come dire, effetti, dettagli, armi e oggetti che appartenevano effettivamente a luoghi nordici, quindi presumo proprio a Skyrim, visto che è molto più vicino nella mappa. Ok, amico, dovrei Benvenuto al vendere due cacchiate, Mercato. sì. A parte che lo vedo un pochino glitchato nel tavolo, ma faccio finta di È un niente. piacere. Ok. E ce ne possiamo andare tranquillamente ora nella nostra strada. L'albero della vita, ovvero l'albero bianco. Quando l'albero cadrà, Mordor cadrà con sé. No, scusate, ho confuso forse col signore degli agnelli o il signore delle lentiggini. Ma per ora va bene così. Allora, qui deve essere il palazzo dello Jarl. Non me lo ricordavo così grande. Si tratta veramente bene questo Jarl alle spese del popolo. Ah, proprio un politico. Fate largo, devo parlare con lo Jarl, è urgente! Cosa significa questa interruzione? Come cosa Lo significa? Jarl Baldrico non riceve nessuno. Porto notizie da Helgen riguardo al drago. Questo spiega perché le guardie ti hanno lasciato passare. Esatto. Forza allora, lo Jarl vorrà parlarti di persona. Bene, fammi parlare allora. Allora, Jarl. Dunque eri a Helm. Sì. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? No, l'ho visto con il mio culo, sì. L'ho visto benissimo mentre gli imperiali cercavano di tagliarmi la testa. Davvero? Non si può dire che tu non sia onesto sul tuo passato criminale. Onesto. Non mi interessa chi vogliono uccidere gli Bah. imperiali, specialmente adesso. Ciò che mi interessa è Allora, il sapere cosa è drago ha successo a distrutto Helm. Helgen e l'ultima volta che l'ho visto era diretto qui. Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Vogliamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si aggira tra le montagne. Vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Uhtred e ci stiamo preparando per attaccarlo. Non Basta così. vorremmo. Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Appunto. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Sì. Sarebbe meglio. Allora. Ben fatto. Mi hai cercato di tua iniziativa. Beh. Hai reso un servizio a Whiterun, non me ne dimenticherò.
Prego, come segno della mia gratitudine. Corazza imperiale borchiata. Un'altra cosa, magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Avanti, proviamo a fare il mio mago di conto. Stava indagando su una questione con... Allora, vorrei un attimo vedere, mi ha dato un'armatura. Corazza imperiale borchiata, che venderò? Ok. Salve, mago. Lo Yara ha detto che avevi bisogno di aiuto per un progetto. Cosa? Che progetto? Pensi di potermi aiutare? Io non credo proprio. Non importa, aspetterò lo Yar a Balgruf. Lo Yarl si trova nel grande salone, probabilmente seduto qua. Credo di aver trovato. Di certo non è qui, nel laboratorio di un mago. Forza, fornisci tutti i dettagli. Sembra che questo deprecabile conflitto abbia... Ah, davvero? Sì. Lo Yarl. Oh sì, probabilmente deve riferirsi alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Tipico carattere. Beh, da bretone nel parlare, di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Bene, dove devo andare e cosa devo recuperare? Subito al sodo, eh? È niente ovvio. Niente chiacchiere inutili, così mi piace. Beh, lasci questi dettagli a chi se ne deve occupare, giusto? Ma... Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle cascate. Si tratta di una pietra del drago. Dovrebbe riportare una mappa dei siti di sepoltura dei draghi. Va al tumulo delle cascate Cristi, trova questa tavoletta che sicuramente sarà sicura la cripta principale e porta. Va bene. Semplice, no? Va bene, va bene, va bene. Verrò al tumulo. Questa è una prima. Allora, non c'è niente da rubacchiare qui, vero? A parte un libro che me lo prendo, non si sa mai, oggi domani un concorso, mi leggo qualcosa di interessante. Bene, ma credo che momentaneamente, ragazzi, ebbene sì, ci possiamo fermare qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere e poter essere migliorato. Detto questo, da Valfer Games è tutto, alla prossima!